Forza di cose, l'ambulanza. Allora, pacchetto giocatori oro premium, 3 sono rari, pacchetto 5 giocatori 85 più, 5 rari. Buono, iniziamo da questo. Tutti i wildcard di nuovo, cazzo. Vabbè, lo uso nell'SPC. Comunque, impressionate tutti i giocatori del Paris Saint-Germain. L'ho quasi finito. Nonostante l'abbia rimessi via tutti. Perfetto. Pacchetto 5 giocatori, 85 più. Vediamo un attimino. Dai, un bel Neymar. Un bel Mbappé. Adesso mi dai il carrasco che mi serviva. Ah, la sfida dei giocatori belga. Questi due che sono doppioni che andranno a finire nell'SPC. Tanto abbiamo trovato anche Pogba, il polpo. E poi un Destro Tracker. Buono. Ok, allora, praticamente per fare fuori i due doppioni che ho trovato nel pacchetto precedente, nei pacchetti precedenti, ho intenzione di fare aggiornamento 10 più, per 10, sì, ciao. Aggiornamento 10 giocatori 85, quindi 85 più. E giocatore scelto 86 più. Allora, ovviamente su tutti i giocatori che sono andato, che ho trovato, doppioni e via dicendo. Quindi, come dice il protocollo, 87 5 ci chiede, e valutazione 87 gli diamo, intesa 55 ci chiede, intesa 55 gli diamo e gliela diamo andare. Sono giocatori che onestamente a fine game non mi interessano. Ci richiede praticamente un giocatore IF oppure un giocatore TOTS, giocatore della stagione, e quindi ci sono andati a sbloccare come giocatore IF. Avete visto che c'era Dzeko, e quindi niente. Questi pacchetti, ogni passando il 19, ve li ridà. Non so per quanto tempo, non so se rimarrà per sempre, non lo so. Andiamo a vedere un po' l'86 più come sono andato a farlo. Allora, anche qua giocatori che non mi interessavano, giocatori che ho trovato di recente nei pacchetti. La Crox è un doppione, quindi io vado a mettere. È un giocatore difensore abbastanza interessante, è un po' troppo veloce secondo me, perché 95 di velocità, un difensore centrale, mi sembra 93, mi sembra un po' troppo eccessivo, però dai, ci può anche stare. Quanto è alto? È alto, anche alto 1,90, quindi è una bella bestia. Anche qui, come dice il protocollo, 84 di valutazione ci chiede, 84 gli diamo, 70 di intesa ci chiede, 70 gli diamo e andiamo a comunicare questa rosa. Perfetto. Allora, qua ci danno praticamente i giocatori, ovviamente i doppioni ritornano disponibili, ci dà la possibilità di scegliere un giocatore, ma ce l'andremo a aprire più tardi perché andrò praticamente a... Intanto diamo via questi giocatori, perché andrò a riscattare anche altri due pacchetti, quindi ci vediamo dopo. Ok, allora scambi. Gettoni estivi, ne ho 9 di gettoni, ci stucchiamo. Già questo lo stavo facendo. Ci stucchiamo questo qua. Cosa sono? Gli swap questi? Saranno alla fine. Ah no, eccolo qua. Summer Swap Token 2. Ok, dai, prendiamo pure questo. Questo ne richiede 2 e inviamo.
poi l'altro ne richiede 3 e fanno 5, poi Zambrotta che ne richiede 4. Zambrotta che ho già venduto a 190k, quindi mi sono rifatto un pochino di soldini, però mi sono comprato un altro giocatore che è il mitico, ineguagliabile Cannavaro. Ok, basta. Ok, questo ne richiede 3. Vabbè, tanto qua non c'è massimo di intesa, quindi tre giocatori per forza di cose, quindi niente. Tac. Pacchetto 25 giocatori 84 più. E adesso ci andiamo a sbloccare l'ultimo, anche perché non ho intenzione di sbloccarmi altri gettoni. Parti da zero. E lui ne richiede 4 e ci mettiamo gli ultimi 4. Uzovski. Tipico cognome americano. La Crocs, che non è quello lì famoso che gioca in Bundesliga. Yourself, si chiama Yourself? Si chiama Yourself? Ah no, sì, vabbè. Vabbè, e ci sblocchiamo il mitico Zambruttino nazionale. Come sapete io prediligo le leggende italiane. Ah, ci stocchiamo già i nostri tieni più vicini. Il nostro Zambrottino. Ok, andiamoci ad aprire anche gli altri pacchetti. Prima ci farà per forza di cose aprire scelta giocatori, uno di 4, 86 più. Andiamo a aprirci prima questo perché ovviamente è una scelta, quindi non è un pacchetto. Ok, vediamo un attimino. Gelson Martens, lui mi potrebbe servire, anche se però Cole è quello che costa di più, cioè quello col valore più alto. Però vado a quello che mi potrebbe servire di più. Anzi no, prendiamo Cole che è un 96. Che fai? Te ne privi? Gioca pure in Ligan. Anche lui potrebbe servirmi. Poi Gelson Martens. Mi sto sbloccando quelli del 96, quindi non me ne faccio niente. Allora, Cole. E iniziamo col botto, ragazzi. Adesso andiamo ad aprire gli ultimi pacchetti che sono rimasti lì in attesa. Tanto sto vendendo destra manca. Sto rifacendo i big money. Ok, allora questo qua sono 25 giocatori 83 più, 85 più e 84 più. Quindi ce ne apri prima questo, poi questo, poi questo. Dai, via, vediamo un po' cosa troviamo. Speriamo di non trovare doppioni perché sennò poi devono l'ho appena detto, speriamo di trovare doppioni. Tac. E go for it. Vabbè, mal che va, spero che sia solo lui. Meno male che Kostic ce l'ho dato via in una SBC. Ah, Brozovic. Niente male. È la miseria, porca zozza, ma basta, sti doppioni. Perfetto, però liberarmi di un paio di doppioni così
Perché giustamente sono troppi. Se fosse stato Müller, soltanto Müller, l'avrei scartato. Però sono troppi, e quindi niente. Perfetto, allora, siccome abbiamo trovato i doppioni, ho deciso di fare questa qua, giocatore a scelta FUTIES, così almeno i giocatori FUTIES non ne ho che io mi ricorda, quindi direi di dare via anche questa formazione con tutti i doppioni nel caso, tanto sono giocatori che non mi servono, sono a fine game. Ok, un giocatore non scambiamo, vabbè, dai, mi ha dato una squadra 88, vabbè, doppioni però, se fotte sega ragazzi. Ok, vediamo un attimino, qua almeno se c'è un doppione posso anche non sceglierlo. Quindi lui è doppione, andiamo a prenderci Diaby, quindi visto che è più alto di overall, poi anche francese, la Bundesliga, può sempre servire. Beh, ritorniamo all'apertura dei pacchetti, sperando di non avere altre sorprese. Ce ne mancano due, ma che fatica. Io direi di aprirci prima questo qua 84 più. Ok, vediamo un attimino. Dovrei avere tantissimi giocatori. Portiere. Ah, purtroppo. Prima mi sarebbe servito che ho fatto la sfida con dei giocatori belgi, belgi, dopo il bip. Ah, almeno lui non è doppione, abbiamo trovato pure l'Oscar. Ah, Visca che è. Marietto Balotelli. Marietto Balotelli, attenzione. Grande. Terrier, che non è il Golden. No, quello è il retriever, vabbè, fa niente. Atal, ancora Navas, ancora Ulmes. Vabbè, Alexander Arnold è nuovo. Pareio, Gundogan, Griezmann. Tutto molto faigo. Vabbè, ci abbiamo anche due terzini. E non ci sono doppioni, ragazzi. Incredibile, incredibile, davvero, non ci sono doppioni. Allora, adesso andiamo a vedere, aprirci l'ultimo pacchetto, abbiamo finito ragazzi, pacchetto 10 giocatori rari 85 più, poi ci andremo a vedere la formazione che sto andando a fare. Beh, va bene, spagnolo, PC, di una squadra Gary Gil, pure un 95 l'ha fatto sto qua. Questo è un rasoio Gil, no, quelli è Gilet. Vabbè, i due doppioni non potevano mancare. Ho trovato pure Mkhitaryan, lui, Fekir, Rafa il coach, Saliba, tutta gente. Esharawi che volevo comprare effettivamente. E quindi ci potrebbe anche stare Esharawi. Perfetto, dai, io questi qua li metterò in altre squadre, in altre SBC, perché onestamente non so che cosa farmene. Questo qua, insomma, manco due giochi in MLS. Ma non so perché. Ah, questo qua gioca in Ligan, eh? No, in MLS anche lui. Vabbè, soltanto lì possono diventare forti, diventare giocatori della stagione. Fekir non è male, Rafa comunque ha dei diversi. Ho diversi giocatori, sto Saliba non sembra male, gioca pure in Marsiglia, 93 di fisico, 92 di difesa, 87 di velocità, non c'è male. Allora ragazzi andiamo a mettere questi qua nella rosa, esci, quelli poi li sistemo. Ok, andiamo a vedere, vi faccio vedere un attimo qual è la formazione che ci sto ancora lavorando. Non è questa qua è la formazione che ho usato per fare la sfida, quelli dei giocatori. I giocatori del Belgio, della nazionalità belga. Non è Serie A, è predestinata.
Allora, in teoria dovrebbe essere questa, però visto che ci sono state delle novità, l'andrò ancora a cambiare, anche perché è molto probabile che a questo punto metto qua il Sharawi, il mitico Ronaldinho, lo metto come attaccante centrale. Oppure lo metto come centrocampista centrale e poi qua ci metto un altro attaccante. E c'è pure El Shaarawy. E ci siamo, ci siamo. L'unico è Ronaldinho che non è al 10, però vabbè, potrei cambiare ruolo e potrebbe andare così. Magari mi trovo un altro attaccante, tanto ne ho miliardi. Non credo che terrò qua Messi, metterò magari qualcun altro. Ho trovato un giocatore che però non mi serve effettivamente, perché se devo mettere lui come terzino destro, perché teoricamente potrei mettere anche Zambrotta, ma effettivamente Zambrotta 91 c'hai Hakimi che fa i tentativi. E niente, vediamo un attimo che cosa mi riserva il destino, perché effettivamente devo trovare un attaccante destro, un esterno destro che gioca in Liga che vada bene, oppure un attaccante della Serie A che sia argentino e tengo Lionel lì, perché qua ci metto, potrei metterci Quagliarella. Quindi ora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like al video per sostenere il canale, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, diffondete il verbo eventualmente, fatemi sapere se questo tipo di video vi piacciono, se vi va mi trovate anche su Twitch, che faccio le live. Se vi va di vedermi in live con FIFA, basta che me lo scrivete, io a seconda di quanti mi scrivono faccio eventualmente la live. E niente, quindi siamo giunti ai saluti, un saluto a tutti i belli brutti vostro Xenars, ci vediamo al prossimo video, passa la live, bella!